In questa puntata, Mazzeo sulla commissione inchiesta mafie. Approvata la nuova legge sull'oleoturismo. Sì ai progetti per Capraia e Prato Magno. Istituzioni, conferito il gonfalone d'argento al Milite Ignoto. Cultura, Nume Academy e Festival a Cortona. Edizione speciale per il Carnevale di Foiano. Antonio Mazzeo, presidente dell'Assemblea Legislativa, risponde alla lettera apparsa sulla stampa in cui i gruppi di minoranza chiedono una seduta speciale per confrontarsi sugli esiti della commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana. Certo, mi dispiace la continua polemica politica. Guardate, poi ve li lascio, li metto a vostra disposizione. La prima volta ho chiesto di calendarizzare il 30 di marzo la discussione sul CHEO, poi per altre tre volte. Vi lascio questi fogli in modo che possiate leggerli anche voi e i cittadini che ci seguono a casa. Tre volte su quattro la minoranza, i firmatari di quella lettera che oggi è uscita sui giornali, mi chiedono di non metterla in discussione. E oggi la richiesta di un consiglio speciale. Io chiedo solamente una cosa, che tra quello che si discute e si fa nella capigruppo in aula e quello che si racconta alla stampa ci sia coerenza e si dica la verità ai cittadini e alle cittadine della Toscana. Io sono sempre stato disponibile a calendarizzarla, sono pronto a calendarizzarla quando servirà, ma evitiamo strumentalizzazioni che non servono a nulla e che non fanno nient'altro che allontanare i cittadini dalle istituzioni. Approvata la nuova legge sull'oleoturismo e l'ospitalità agrituristica, l'atto votato a maggioranza con il no del Movimento 5 Stelle, previste nuove norme per l'ospitalità in camere e unità abitative indipendenti, per lo svolgimento di eventi promozionali e per le attività sociali di servizio. In particolare si va a rivedere quelli che sono i posti letto, portando a due letti aggiuntivi per accogliere nuclei familiari negli agriturismi, si va a permettere la trasformazione di volumetrie in aggiunta agli edifici esistenti, quindi là dove non ci siano opere di urbanizzazione primaria da fare, quindi dando una mano alle attività agrituristiche, a consentire la somministrazione di cibi caldi per la degustazione dei prodotti tipici e a consentire anche la promozione di eventi sociali e di eventi di qualsiasi tipo nelle pertinenze e nella disponibilità delle singole aziende della Toscana. Crediamo che questo sia un buon compromesso, motivo per il quale non abbiamo approvato, quindi è stata respinta la proposta di legge presentata dalla Lega, che invece prevedeva un aumento volumetrico del 30% o nello stesso comune, addirittura in altri comuni. Cioè, per noi questo diventa assolutamente inaccettabile, si rischia una giungla di edifici all'interno di un paesaggio straordinario. Invece con la proposta d'ordine che è stata passata diamo l'opportunità a queste strutture, che tanto hanno avuto successo durante il periodo della pandemia, di dare una risposta qualificata, aumentando nella possibilità sia ricettive che di possibilità di espansione dei propri edifici. Si è cercato naturalmente di semplificare e dall'altra parte anche di spingere l'oleoturismo, l'enoturismo, cioè tutte quelle attività collaterali alle produzioni agricole più pregiate della regione toscana, che garantiscono flussi turistici ma un turismo lento che approfondisce, che staziona anche nella campagna bellissima toscana e che va a visitare le città d'arte. Noi ci siamo astenuti perché comunque non ravvediamo nella legge alcuni caratteri di legittimità e ovviamente abbiamo cercato di renderla tale con un emendamento, in particolare all'articolo 7, che poi era sostanzialmente la nostra proposta di legge. Ambiente, Prato Magno e Capraia, sia i progetti di paesaggio. Con 19 voti favorevoli e 10 astenuti, l'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato entrambe le deliberazioni.
Sì, sono stati approvati due progetti del paesaggio che hanno visto coinvolte le amministrazioni per quanto riguarda il Prato Magno nella valorizzazione di tutto quello che è il turismo lento, quindi le ciclovie, i cammini, attraverso una concertazione che c'è stata con le amministrazioni comunali siamo addivenuti a un progetto che dovrà ora essere messo a terra e quindi dare opportunità turistiche. Anche per l'isola di Capraia è stato molto importante, lì si prevedono anche recuperi di edifici nell'ex zona della colonia carceraria e è stato importante perché solo attraverso questi accordi con le amministrazioni è possibile rendere questi luoghi fruibili e fruibili soprattutto in ordine al cambiamento che purtroppo il Covid e la pandemia ha portato anche nella nostra regione di una visione turistica un po' diversa, no? Il mordi e fuggi c'è sempre nelle grandi città, però nei territori lontani dalle grandi città, quindi ci è data la possibilità, questo ci ha detto insomma il Covid, che le persone vanno volentieri in campagna, ci vanno anche con mezzi diversi, con mezzi più lenti, amano fare i cammini e amano andare nei luoghi anche per riposarsi, forse un po' lontano da quella confusione che ci attanaglia sempre un po' troppo. Ci siamo astenuti perché abbiamo apprezzato alcuni aspetti positivi di proposta, di recupero, di valorizzazione dei percorsi, dei cammini, mi riferisco in particolar modo al territorio del Prato Magno che ricomprende 8 comuni, mentre per quanto riguarda Capraia c'è un unico comune con una valorizzazione molto forte dal punto di vista turistico ricettivo dell'ex carcere che si trova in una posizione alta per chi conosce l'isola rispetto al mare. E l'unica controindicazione è che su indicazione della sovrintendenza è stata bocciata la possibilità di realizzare nuove piscine sull'isola, una limitazione che secondo noi dovrebbe essere ripensata perché naturalmente nessuno pensa di inserire macchie blu sopra la collina di Capraia, ma certamente oggi ci sono gli strumenti per renderle assolutamente compatibili con il paesaggio e per dare un servizio in più, a maggior ragione se si vogliono recuperare le strutture dell'ex carcere che distano centinaia di metri con anche un andamento molto scosceso rispetto alla costa. Conferito il gonfalone d'argento al Milite Ignoto, la cerimonia si è svolta al Palazzo del Pegaso a ricevere la massima onorificenza del Consiglio regionale generale Rosario Aiosa, medaglia d'oro al valore militare. Per noi è veramente insomma, un risultato per certi aspetti mi viene da dire scontato, nel senso che il Milite Ignoto è già cittadino d'Italia dal 1921. Però certo questo fatto di avere questo riscontro da parte di così tanti comuni insomma, conferma che la nostra intuizione era corretta. Naturalmente dopo l'ANCI ci hanno dato una mano in tanti, quindi le associazioni combattentistiche, d'arma, partigiane, ma persone di buona volontà, l'arma dei carabinieri, l'esercito, marina, aeronautica nelle loro articolazioni territoriali, quindi è nato come un progetto aperto fin dall'inizio e ci hanno messo mano tutti quelli che hanno voluto e i risultati ci sono. Quella cosa di oggi, le regioni non possono conferire le cittadinanze, però è molto importante che alcune regioni, tra cui recentemente il Piemonte, la Liguria che però essendo io Ligure ha conferito a me anziché al Milite Ignoto il gonfalone d'argento, viene il sigillo d'argento mi pare, però la regione Piemonte l'ha conferito al Milite Ignoto, la regione siciliana ha conferito la medaglia d'oro al valor civile della regione siciliana, quindi c'è stato anche le regioni hanno ritenuto di dare questo segnale che per noi è importante per due ragioni, una in sé perché le regioni sono i consigli regionali tra l'altro che sono espressione di democraticità, ma noi ci auspichiamo che possa servire da traino per gli ultimi comuni che sono rimasti, che sono quasi tutti comuni medio-piccoli e quindi questo conferimento potrebbe servire a quel 45% di comuni
toscani che ancora non hanno preso in considerazione la cosa. Eh sì, purtroppo viviamo un tempo difficile. 100 anni fa le nostre ragazze e i nostri ragazzi combattevano con altre ragazze e altri ragazzi dei paesi europei vicini. E le trincee ci dividevano. Nel tempo c'è stato l'Erasmus, c'è stata la possibilità di non far vedere più il passaporto passando da uno Stato all'altro. C'è stata l'Europa che ha portato la pace. Quella pace è frutto anche purtroppo di queste guerre e delle centinaia di migliaia di morti che hanno messo la loro vita a disposizione della libertà di ciascuno di noi. Purtroppo però nel cuore dell'Europa ancora oggi si sta combattendo per questa libertà, e allora oggi conferire il più alto riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento, al Milite Ignoto è un modo con cui noi diciamo che non vogliamo voltare la faccia all'altra parte, che vogliamo ricordare quelle donne e quegli uomini che ci hanno donato la libertà, e che la libertà è come un fiore, va innaffiata sempre, giorno dopo giorno. Ringrazio il vicepresidente Casucci, ringrazio il generale Aiosa per questo momento, un momento che, vista anche la partecipazione, dà il senso ancora più forte del valore del tempo che stiamo vivendo. E allora questo riconoscimento davvero vuole essere un modo anche per chiedere a quei comuni, circa 146 della Toscana che hanno già conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, digli grazie, e a quelli che ancora non l'hanno fatto chiedegli un impegno perché anche loro possano valutare la possibilità di farlo e perché tutti i comuni della Toscana conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Nume Academy Festival, l'eccellenza della musica classica a Cortona. La manifestazione è in calendario dal 6 al 12 giugno e ha l'obiettivo di valorizzare giovani musicisti che stanno emergendo sulla scena. Sì, sono 6 giorni di musica classica a livello altissimo in questo bellissimo borgo etrusco Cortona. Portiamo i nomi più grandi attuali, quindi ci sarà Quartetto Belcia, Alban Gerhard, Serla Cen e tutti i docenti dell'Accademia. Parlo dell'Accademia perché il cuore pulsante del progetto è un corso di altissimo perfezionamento per 12 ragazzi che vengono selezionati in tutto il mondo e vengono proprio a Cortona, dall'Australia, dall'America, da tutta Europa, per partecipare a questo corso totalmente gratuito. E molti di questi ragazzi sono già all'inizio di carriere importantissime, incidono dischi, quindi veramente abbiamo un festival dove poter dare uno sguardo al futuro, quindi conoscere in anteprima i protagonisti della classica mondiale, ma anche conoscere e incontrare, ascoltare gli apprezzatissimi artisti di oggigiorno. Abbiamo voluto riportare un grandissimo evento nella nostra città. Ormai erano tanti anni che non c'era più un appuntamento così importante con la classica a livello mondiale, internazionale, e il Nume Academy Festival sarà veramente un evento di cui ricorderemo, che vorremmo soprattutto potenziare negli anni a venire. Quindi questo è di buon auspicio, soprattutto per la ripartenza del turismo, la ripartenza della cultura, e quindi Cortona diventerà faro attrattivo rispetto agli altri paesi, e quindi speriamo davvero che la nostra prima edizione possa avere un grande successo. Dal 5 al 19 giugno edizione speciale per il Carnevale di Foiano. La tradizionale sfilata dei carri allegorici arriva alla 48esima edizione, colorerà e animerà per 3 fine settimana le strade di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo. Far vivere ai nostri cantieristi, tutti dei 4 cantieri, Rustici, Nottamboli, Azzurri e Bombolo, la vita di cantiere, lavorare per il Carnevale e riportare la gente in piazza e gli sfottò, che sono il sale del Carnevale, è qualcosa di assolutamente utile, fondamentale e importante. Ufficialmente inizia il 5 e andrà avanti per 3 fine settimana, dove avremo la famigerata gara dei carri con le varie sfilate dei carri allegorici. Il primo, c'è la gara il 5 di giugno, poi dopo avremo un weekend che è compreso tra sabato e domenica, l'11 e il 12, e la conclusione il 19 con la lettura del verdetto.
Un carnevale di tutto rispetto, non ci andremo con il cappotto, ci andremo con la maglietta a maniche corte, ma sarà comunque la presenza della regione insieme ai territori a fianco di queste persone, perché noi vediamo sfilare un carro, ma ci sono dietro ore di lavoro, sacrifici, rinunce importanti anche di chi sta in cantiere piuttosto che in famiglia, quindi siamo contenti, significa che non avevamo sbagliato pensando che il carnevale fosse davvero importante per questo territorio, ma lo ha dimostrato reinventandosi in una stagione dove di solito si va al mare, non a fare sfilate mascherate.